Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video e bentornati in un nuovo tutorial. Allora, come sta procedendo quest'estate? Io personalmente sto morendo di caldo, infatti mi vedrete sicuramente squagliare durante questa chiacchierata perché sono senza aria condizionata, quindi vediamo un po' se riuscirò a sistemare questa aria prima della fine dell'estate, perché se accendessi il ventilatore ci sarebbe un rumore infernale, quindi meglio evitare. E oggi vedremo un tutorial di magia con le carte davvero super potente. Una magia con le carte gemelle, ma dal finale a sorpresa. Quindi rimanete incollati nel monitor fino alla fine di questo video, quindi così, o così se siete con lo smartphone, incollati come la maglietta che adesso è incollata su di me, maledetta aria condizionata. Quindi sperando di finire nel più breve tempo possibile questo video e poi scappare al mare e terminare di leggere questo libro di Quanta Marie che vi straconsiglio, ovvero i 5 punti della magia che vi metterò giù in descrizione. E anzi vi ringrazio perché vi state portando al mare Cubefix, vi state allenando con la magia con il cubo di Rubik ma anche con lo Speedy Cubing. Per chi non lo conoscesse, Cubefix è l'ultimo mio prodotto in vendita su Jugad, che vi lascerò giù il link in descrizione, dove potrete imparare la magia con il cubo di Rubik dalle basi fino ad effetti sempre più professionali. Quindi detto questo non vi rubo altro tempo, anche perché capitemi, sto squagliando, e ci vediamo prima con la performance e poi con il nostro tutorial. Allora, anche oggi vedremo una nuova magia con le carte. Come vedete sono ancora una volta con Giusy. Ciao. Che ci farà da spettatrice. Come vedi Giusy, oggi utilizzeremo un mazzo da poker, quindi con tutte le carte diverse, cuori, quadri, fiori, picche. Ok, adesso voglio che ti concentri su un numero. Io nel frattempo vado a mescolare le carte, però questo deve essere un numero, non il classico numeretto che magari con un po' di mentalismo potrei trovare, ma un bel numero, bello tosto, magari tra il 20 e il 30. Ok, quindi quando vuoi pensi questo numero e me lo dici. Ok, allora, 24. 24, ti va bene o lo vuoi cambiare? No, va bene. Ok, voglio che lo tieni in mente e te lo ricordi fino alla fine di questo effetto. Okay. Ok, allora, adesso potrai tagliare e completare il mazzo senza nessun problema. Va bene così? O... Sì. Ok. Quindi dovrai selezionare una carta qualsiasi, dovrai indicarla con l'indice. Okay. Ok. Quindi a sensazione, perché questo è un gioco un po' particolare. Sai cosa sono le carte gemelle? Due carte uguali. Due carte uguali, diciamo che alla carta rossa corrisponde l'altra carta rossa, alla carta nera corrisponde l'altra carta nera. Mm-hmm. Quindi un po' a sensazione, io scorro le carte e tu dovrai indicarne una. Mm. Questa? Sì. Ok, allora io la vado a mettere così, potevi selezionare un'altra oppure se vuoi la puoi anche cambiare. No. Va bene questa? Ok, tu stessa estraila dal mazzo e la metti da parte. Okay. Ok, guarda, completo il mazzo e hai selezionato una carta qualsiasi. Per la prima volta ti chiedo di girarla. Il re di fiori. Sì. Adesso, prima ti ho fatto una domanda, se conoscevi per caso le carte gemelle. Ma tu all'inizio del gioco mi hai detto un numero. Sì. Ok, mi hai detto il numero? 24. 24. Attenzione, potevi scegliere anche 26, 28, 30, sì. 20, 24, guarda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 e 24. Alla carta... Oh. Nera di fiori, quindi re di fiori, abbiamo il re di picche, la carta gemella. La gemella. Ma non è finita qua, perché se io vado a schioccare le dita, ti farò vedere una cosa davvero bizzarra. Che se io vado a girare tutte le carte in questa maniera, come vedi, non combaciano, nessuna carta combacia. Mm-hmm. Vedi? Sono tutte diverse, regina con 4, un'altra regina con 4, il 2 col 6, eccetera, eccetera. Finché... L'unica carta che combacia con la sua gemella è esattamente gli altri due i re rossi. E ti faccio vedere che se continuavamo così, nessun'altra va troppo figo sto gioco. A combaciare fino alla fine. Troppo figo! Forte? È unica e l'hai selezionata tu col dito. Sì, pazzesco. Ok, Giusy, ti è piaciuto questo gioco? Fantastico. Vediamo subito come si realizza. Vuoi scoprirla anche tu? No? Ti iscrivi e lo vai a vedere sul mio canale. No, resta qua.
Allora, passiamo al tutorial di questo effetto. Allora, come prima cosa dobbiamo dividere le carte per semi. Secondo me è davvero molto figo come gioco, ma è davvero molto semplice. Allora, vado a dividere le carte, ci vediamo dopo quando avrò finito. Ok, una volta divise per semi le vado a sistemare dal re all'asso e andiamo a fare questa operazione con tutto il mazzo di carte, che tra l'altro sono queste carte, secondo me, bellissime, riuscitissime, sono le Mirage e V4 se non mi ricordo male. Ve le lascio giù in descrizione se volete acquistarle, vi ricordo il codice sconto ALEMAGIX per qualsiasi mazzo di carte che appunto vorreste comprare. Vado a fare la stessa cosa con le altre carte. Perfetto, una volta divise per seme dobbiamo fare una cosa molto importante. Adesso se volete tagliare questa parte di video e vedere già il setup dell'intero mazzo, vi consiglio di guardare poi direttamente il setup, quindi se siete un po' pigri, altrimenti potete crearvi una combinazione unica creata da voi. Adesso vediamo un po' come realizzarlo. Allora vado a mettere per esempio asso di quadri, 2 di picche, 3 di cuori, 5 di picche, 4 di fiori, 6 di cuori, insomma un po' a casaccio, 7 di quadri, ok, 8 di fiori, 9 di picche, 10 di cuori, jack di fiori, regina di quadri e poi vado a prendere per esempio il re di picche. Allora, quello che dobbiamo fare adesso è mescolare queste carte, quindi in maniera tale che la sequenza venga davvero random, e mettere le gemelle di questo mazzetto in un altro mazzetto. Ok, quindi vediamo un po' come si fa. Quindi lo guardiamo un po', se vediamo che ci sono troppe carte nere, cerchiamo un po' di smistarlo. In questo caso devo dire che va bene. Allora, andiamo a creare la prima serie di gemelle. Allora, al 10 di cuori andiamo a mettere il 10 di quadri, poi andiamo a mettere il 7 di cuori, poi andiamo a mettere 5 fiori, poi andiamo a mettere 2 fiori, il 3 di fiori, il 6 di quadri, l'8 di picche, asso di cuori, 10 di picche, regina di cuori, 9 di fiori, 4 di picche, 7 di quadri. Quindi abbiamo creato la prima serie di gemelle. Adesso dobbiamo creare le opposte, quindi 10 di cuori sarà 10 di picche. Ok, direi che ci siamo. Allora andiamo a prendere tutte le nostre carte in questa maniera e andiamo a creare il nostro mazzo setappato. Come si fa? Basterà mettere cuori con picche e quadri con fiori, insomma alternati rosso nere e rosso nere. Se invece siete delle persone molto pigre, scorro il mazzo di carte e da questo momento potete copiarvi esattamente questo setup. Quindi anziché andare a crearvi la vostra combinazione personalizzata, ve la copiate semplicemente. Perfetto. Comunque ci vorranno solamente 5 minuti. Passiamo all'esecuzione dell'effetto. È davvero molto semplice. Possiamo mescolare. In realtà quello che vado a fare saranno dei tagli e poi con la scusa di sfregare le carte in realtà vado a completare il taglio, quindi faccio vedere. Perché appunto tagliando il mazzo di carte il risultato sarà invariato. Adesso è tutto come visto nella performance, ma andiamo un po' a vedere in base alla scelta dello spettatore. Allora, la gemella della carta dello spettatore si troverà sempre in 26esima posizione. Io ho ovviato questo problema facendomi dire un numero prima dell'esecuzione dell'effetto. Quindi se lo spettatore ci dirà il numero 26, perfetto. Dove prenderà la carta? Quello che dobbiamo fare è semplicemente tagliare il mazzo. Se ci dirà un numero superiore alle 26, dobbiamo aggiungere delle carte. Se ci dirà un numero minore di 26, dobbiamo togliere delle carte. Vi faccio vedere con un numero a caso, per esempio il numero 23. Quindi lo spettatore potrà prendere davvero qualsiasi carta, però diremmo che la dovrà selezionare, come se in un qualche modo andasse a sentirsi che quella è proprio la carta che dovrà scegliere. Quindi un po' di presentazione, un po' di mentalismo e coinvolgimento appunto dell'effetto. Quindi lo spettatore metterà il dito per esempio qui, siccome ha detto il numero 23 dobbiamo rimuovere 3 carte dalla cima. Faccio rivedere, quindi se lo spettatore seleziona questa, quello che dobbiamo fare è: va bene questa o ne vado a prendere un'altra? Con la scusa di dire ne vado a prendere un'altra, andiamo a fare un break alla terza carta in questa maniera. Quindi abbiamo 3 carte,
Va bene questa o ne prendiamo un'altra? No, va bene questa, perfetto. Abbiamo il nostro break con tre carte. Quello che dobbiamo fare sarà squadrarle, far selezionare, prendere direttamente allo spettatore queste carte. Quando andiamo a richiudere, abbiamo tolto tre carte dalle 26. Quindi automaticamente alla 23esima carta ci sarà la gemella. Andiamo a vedere invece la situazione in cui lo spettatore andrà a selezionare un numero superiore alle 26. Per esempio 28. Dobbiamo fare esattamente la stessa identica cosa. Quindi lo spettatore indicherà una carta, per esempio questa, con la scusa di dire va bene questa o vorrei sceglierne un'altra. Andiamo a fare un break, due carte dopo, in questa maniera, e poi magari facciamo scorrere così. Va bene questa o un'altra? No, no, va bene questa. Quindi togliamo la parte che non ci interessa perché abbiamo aggiunto due carte. Quello che facciamo sarà far prendere allo spettatore la carta che ha selezionato, così abbiamo aggiunto le due carte. Sarà il Jack di fiori, ci ha detto 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 28. Ecco che abbiamo la gemella. Quindi, come prima, facciamo vedere che l'unica carta che andrà a combaciare sarà esattamente, quindi adesso ci saranno 13 carte da rimuovere, magari se le volete contare un po' a sensazione, insomma, basterà girare 13 carte che, come vedete, se non casca tutto, esattamente le uniche due carte a combaciare sono i Jack rossi. Quindi abbiamo trovato sia le gemelle di queste carte che appunto i loro soci di colore opposto. E il gioco è fatto. Quindi vi auguro una buona magia, una buona estate e io scappo al mare. Ciao!